Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla Maullocraft. Allora ragazzi, prima di lasciarvi al video, io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, ovvero su Instagram e su Facebook. Mi trovate come Maullo941, link vi trovate nella descrizione. E se volete supportare il canale trovate anche il link per fare le donazioni. Detto questo ragazzi, partiamo con il video. Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della Maullocraft. Signori miei, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati appunto su Minecraft. Allora ragazzoli, dall'ultimo episodio in cui ci siamo lasciati, che eravamo dall'altra parte del mondo, praticamente in un villaggio tramite il portale del Nether, un gran casicchio, e sono successo un sacco di cose. Allora io sono tornato nel mio mondo, sono morto non so quante volte, ho perso tutta l'armatura, ho perso tutto quello che avevo, raga. Comunque, o praticamente sono tornato a casa in maniera esterna, o sono tornato nel Nether, nella fortezza, da casa mia, facendo un percorso tutto sicuro, in modo tale che non rischiamo la vita, che ora faremo insieme. E oggi, signori miei, è il grande giorno, con la mucca che ci guarda mentre tramonta il sole. Oggi andremo a esplorare la fortezza del Nether. Non so se riusciremo a farlo tutto in un unico episodio, ragazzoli, casomai divideremo l'episodio in due parti. Detto questo ragazzoli, io mi inizio a preparare la roba. Io ho portato 44 livelli di esperienza, perché mo ci facciamo nuovamente l'armatura in diamante, raga, con i nostri ultimi 30 diamanti che abbiamo. E vediamo di incantarla per cercare di avere della protezione al fuoco, perché sennò le blaze ci ammazzano subito. Quindi non perdiamo tempo, costruiamoci tutto quello che ci serve e ci vediamo nella stanza degli incantesimi. Ok signori miei, ci siamo. Ho creato tutto quello che mi dovrebbe servire per andare nel Nether a far Baldoria. Pigliamo i nostri bellissimi lapislazzuli e vediamo di incantare tutto quello che c'è, che si può incantare, raga. Allora, io mi sono fatto anche un arco nella speranza che possiamo trovare infinità, raga, perché mi sono portato una caterva di frecce, ma se dovessimo trovare infinità sarebbe tanta roba. Indistruttibilità, no. Iniziamo allora con l'elmetto, vediamo se l'elmetto ci dà qualcosa di interessante. Indistruttibilità, protezione 4, ottimo, protezione 4, ce lo prendiamo subito, abbiamo protezione 4. Per ora mi sta bene, raga, un giorno vedremo di aggiungerci anche respirazione, però per andare nel Nether protezione 4 mi sembra abbastanza buono. Vediamo se siamo fortunati con l'arco. Indistruttibilità, fiamma, non mi fido di fiamma, raga. Io sto esplicitamente cercando infinità. Protezione dai proiettili, protezione 2, protezione dal fuoco 4, perfetto, raga, protezione dal fuoco 4. Siamo un po' tirati con gli incantesimi, per una volta uscivano molti più incantesimi insieme, ora niente, uno solo e ti deve bastare. Potenza 1, potenza 2, indistruttibilità 3, no. No, andiamo con i pantaloni, signori miei. Protezione dai proiettili, protezione 2, protezione dal fuoco 4. Va bene, raga. Indistruttibilità 3, va bene, raga. L'armatura è messa bene. Abbiamo ancora 35 livelli. Vediamo se mi esce un'infinità. Indistruttibilità 3. Non mi sembra molto, molto interessante. Indistruttibilità 1, indistruttibilità 2, affilatezza 3. Io direi che ci sta, raga, ci sta. E che pigliamo pure aspetto di fuoco 2. Buono, buono. Mi sta bene, vediamo se l'arco riusciamo a prendere qualcosa. Potenza 2, indistruttibilità 3. Rischiamo, raga. Abbiamo l'ultimo esperimento da 3. Scarponcini non li faccio, raga, perché mi porto quelli d'oro nell'eventualità dovessimo trovare uno di quelli che ci ammazzano male, praticamente. Quindi lasciamo così, raga. E pigliamoci indistruttibilità 3, magari ci dura di più nel Nether. E rischiamo. E niente, solamente indistruttibilità. Porca di una paletta ambriaca. Il piccone non l'ho incantato perché sinceramente non mi serve più di tanto. Una volta che abbiamo qualche alto livello, raga, vediamo se riusciamo ad avere qualche incantesimo in più. Poi se magari questi 5 libri riusciamo a piazzarci qualche cosa che ci può servire da portarci nel Nether. Vediamo un attimino. Abbiamo protezione dalle esplosioni, spine e perforazione. Bah, pigliamoci un protezione dalle esplorazioni. Poi andiamo avanti. Abbiamo contraccolpo, perforazione 2. Perforazione 2 non mi ricordo a cosa serve, ma pigliamoci questa perforazione 2. Sinceramente, me li sparo tutti gli incantesimi. Efficienza e impalamento. Ma facciamo efficienza, può tornare sempre utile. Dai, è così, oramai ce li spariamo tutti. Atterraggio morbido 1, indistruttibilità. Facciamo una cosa, atterraggio morbido 1 me lo prendo e mo lo metto negli scarponcini d'oro. Protezione, respirazione 1. Dai, respirazione 1, meglio di niente, raga, meglio di niente. Facciamo un'ultima cosa. Allora,
Io aspettate, qua dovrei avere degli archi, se non ricordo male. Allora, intanto questi si possono posare. Questi li posiamo qua. Qua dovrei avere degli archi. Infatti, noi abbiamo beccato l'indistruttibilità 3, impatto 2, potenza 2, indistruttibilità potenza, potenza. Potenza 2 lo possiamo unire, sempre che riusciamo a farcela. E anche un impatto 2 potremmo mettercelo pure dentro. Poi qua abbiamo indistruttibilità e potenza 1. Vediamo cosa riusciamo a fare, raga. A che unioni di magiche possiamo riuscire a fare? Allora, io metterei per prima cosa abbiamo un atterraggio morbido negli scarpini d'oro. So che significa buttarli, però mi possono servire in una caduta, raga. In una caduta mi possono servire, meglio di niente. Costo 1. No, mi si è rotta l'incudine. Ma porca di una paletta ambriaca. Piccolo taglio, raga. Piccolo taglio. Intanto mettiamo l'armatura così facciamo una bella, la nostra bella porca figura. Vado a fare l'incudine, raga, e torno. Ok, eccoci di nuovo qua, raga. Abbiamo detto, poi dobbiamo mettere perforazione, protezione, respirazione 1 nell'elmetto. Aspettate, prima voglio vedere se riusciamo a unire gli archi. Senza costo 2, indistruttibilità 3, protezione e potenza. Ok, poi mi ci metti questo bell'impatto. Ah, dai, diventa un arco interessante, raga. Vediamo se riusciamo a mettere anche. No, vabbè, dai, respirazione 2 me lo tengo, raga. Respirazione 1 me lo tengo, vediamo di aggiungerlo. Poi più in là, tanto se non sbaglio qua qualche altra respirazione dovremmo averci. Cioè, abbiamo un altro atterraggio morbido, quindi comunque possiamo. Tocco di velluto. No, forse è finita l'acqua, analizzazione, contraccolpo e fiamma. No, no, forse è il primo coso che abbiamo. Respirazione. Allora, questo è il nostro, tutto quello che ci stiamo portando dal Nether, raga. 4 stack di frecce, tanto cibo, degli scarponcini d'oro di riserva. Un blocco da lavoro, una fornace che ci può tornare utile, blocchi di ferro, blocchi di carbone, torce come se non ci fosse un domani. Detto questo, ragazzi, siamo carichi e pronti, partiamo per il Nether. Mentre il tramonto ci saluta a chiusura di questa giornata, noi partiamo nella spedizione del Nether, raga. Ci siamo, raga. Questo è il tunnel che io ho costruito praticamente in questi giorni, ma ci è voluta una caterva, raga, perché mi sono segnato le coordinate della nostra fortezza. E sono andato dritto per dritto, raga. Ho cercato di fare una via più sicura, più che andare girando a vuoto nel Nether. E il problema è che mi sono anche cercato di mettere in sicurezza. Ho fatto sia le barre laterali che la barra sopra di me, più o meno, per evitare sia i cacciatori praticamente, sia quei rinoceronti antipatici che non sopporto minimamente. Mi sono dovuto fare dei ponti nel vuoto, praticamente sotto abbiamo la lava, però siamo coperti, raga. Nessuno ci può fare niente. La strada è lunga, raga, porca miseria se è lunga. Un giorno qui dovremo mettere tutte le rotaie, un giorno però, non oggi. Non oggi e non so nemmeno quando, perché non so quanti blocchi sono praticamente, sono più di 500 blocchi dal nostro punto di partenza al punto di arrivo qui nella fortezza. E sì, però un giorno faremo tutta la ferrovia che ci fa arrivare velocemente, perché farla a piedi. Cioè, è pesantissimo, è pesantissimo. Comunque ci siamo, raga, ci siamo. Siamo alla fortezza, siamo alla fortezza. Quindi calma, mangiamo perché già siamo messi male. Già per farci sta corsa, praticamente già ci è venuta fame. Ok, calma e sangue freddo. Salve, salve. Ok, qui non ci sta nessuno. Mettiamo subito delle torce per identificare che il nostro punto di partenza è qua. Andiamo a sinistra, raga. Andiamo a sinistra. Ok, salve, 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 perfetto. Torce, raga, perché noi veniamo da qua. Identifichiamo qualsiasi punto in cui noi ci muoviamo. Qui non c'è sta nulla, qui si sale. Proviamo a salire. Vediamo che ci sta qua sopra. Salve. Qua la fortezza va. No, 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 no. Non perdiamoci, raga. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Salve, salve. Le blaze subito, le blaze subito, raga. Le blaze subito. Primo scontro, primo scontro. Volano i proiettili, falle sparare, falle sparare. Sono tre, sono tante, cazzarola. Ma con lo scudo io riesco a proteggermi dai proiettili, lo prendo fuoco comunque. Bello il mio scudo, tieni, tieni così. Mamma, lo scudo, grande acquisto, signori miei, grande acquisto lo scudo. Ve ciappo tutte. Scudo, scudo. Non so quanto durerà questo scudo. Ah, là c'è. Dovete morire, dovete morire. Muori, e muori, porca miseria. Mi stanno venendo addosso. Da quando le place sono così cattive? Aiuto! C'è un macello qui, raga. Sono in tantissime. Devo fermare questo spawn subito. Devo fermare questo spawn subito. Fermo, fermo. Proteggi, proteggi. Questo scudo non durerà mai tutta la vita, praticamente. Ferma, ferma. Stiamo andando a fuoco, stiamo andando a fuoco. Houston, Houston, stiamo andando a fuoco. Porca miseria che la vedo male. Porca miseria che la vedo male. La vita. No, 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 no. Fermi, raga. Fermi, fermi tutti. Via, 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 via. È stato un piacere.
Grazie alla Blaze. Ci abbiamo provato, raga. Ci abbiamo provato, ma è andata malissimo. Va bene. Qua ce ne stanno delle altre. Già c'ho lo scudo a metà praticamente. Buono così. Buono così. Qua ce ne stanno delle altre. Questa mi sta a guardare. Abbiamo già recuperato 5 Blaze Rod, raga. Non è male. Non è male. Per il nostro Ender Pearl, già 5 Blaze Rod sono tanta roba. Ok. Abbandoniamo quella spedizione da quel lato, raga. Non è strada per noi. Di qua si va da qualche parte? No. Qui c'è pure il tetto, ma mi secca però salire sul tetto. Noi veniamo da qua, giusto? Sì. Ok. Raga, Wither Skeleton. Wither Skeleton per noi. Se questo Pigman si leva dalle scatole, forse noi possiamo anche cercare di uccidere questo Wither Skeleton. Che se mi droppa una testa di... Non mi ha droppato nulla. Ma che scheletro faracco era? Metti questi qui, grazie. Proviamo a risalire. Riusciamo a risalire? Sì, ok. Io sento ancora delle Blaze Rod, ho paura, raga, ho paura. Eccole dove stanno, ecco perché le sentivo. Mamma mia, Cristiano Ronaldo il dribbling. Da dove sei spawnata tu, zia? Sola soletta, che ci fai qui sola soletta? Grande, acquisto lo scudo, raga. Sono in due. Porca miseria, dovete morire tutte e due. No, no, tu stai per sparare. Ma io ringrazio il fatto di aver messo l'armatura con la protezione del fuoco. No, i Wither Skeletor ci sono pure, raga. Mamma mia, allontaniamoci, allontaniamoci. Wither Skeletor. Dai, droppami una testa, dai, Diego, così, droppami una testa, brutto burino. Non mi ha droppato la testa, non mi ha droppato la testa. A te riesco a shortarti male? Dove stai andando, tu zio? No, 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 porca miseria. Allora, quello mi ha visto, ok. Uccidiamolo, uccidiamolo, uccidiamolo. Oh, dai, 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 dai. No, mi ha avvelenato, mannaggia a te. Mi ha droppato qualcosa? No. Raga, gravissimo, gravissimo, raga, gravissimo. Sono stato attaccato da 8 Wither Skeleton. Porca miseria, siamo messi male, raga. Siamo messi proprio in un momento sbagliato. No, 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 siamo morti. Siamo morti, siamo morti, raga. Porca miseria, siamo morti, siamo morti, siamo morti, siamo morti male, siamo morti male, raga. Siamo morti male, siamo morti male, siamo morti male, siamo morti male. Chiudi tutto, porca miseria. Mamma mia, che ce la siamo vista brutta, raga. Che ce la siamo vista brutta. Che ce la siamo vista brutta. Mamma mia. Mamma mia, che ce la siamo vista brutta. Calma, calma, calma e sangue freddo. Allora, se io rompo qua, abbiamo recuperato la vita. Fatemi recuperare prima tutta la vita. C'è il macello, c'è il delirio. C'è il delirio, signori miei. C'è il delirio. C'è il delirio. Guardate quanti Wither Skeletor ci sono là. Il delirio, signori miei, il delirio. Calma. E le Blaze mi continuano a sparare. Ma porca di una paletta ambriaca. Allora, intanto facciamo fuori loro. Uno, due. Ok, per fortuna abbiamo la spada che è abbastanza forte, raga. Per fortuna abbiamo una spada che è abbastanza forte. Io mi dimentico di avere un arco. Io mi dimentico di avere un signor arco, praticamente. Ok. E quello scheletro l'abbiamo fatto fuori. Calma e sangue freddo. Mi hanno droppato niente? No. Raga, guardate cosa c'è qui, è impressionante. Tra Blaze, Wither Skeleton, mamma mia. Ci sono pure i Pigmen. Io non so, io se colpisco un Pigmen sono morto, raga. Se io colpisco un Pigmen sono morto. Nuove ricette. Guardate, c'è lo scheletro che sta spingendo il Pigmen. Non ci voglio andare là, lui lo sta spingendo per forza. Ma io posso cambiare strada? Mi fate cambiare strada? No, 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 raga, ma io ringrazio di aver fatto una signora armatura, signori miei. C'è qualcuno che mi insegue? No, 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 e ancora no, 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 ancora peggio, ancora peggio, ancora peggio. Uccidilo, uccidilo, uccidilo. Mamma, una testa. Raga, ci ha droppato una testa. Ci ha droppato una testa. Magna, zio, che se moriamo siamo messi malissimo. Ci ha droppato una testa, raga. Abbiamo una testa di Wither Skeletor. Abbiamo una testa di Wither Skeletor. Tantissima roba, signori miei. Tantissima roba. Abbiamo una testa. Porca miseria, porca miseria. Abbiamo una testa. Abbiamo l'armatura che è ancora buona. Ok, mangiamo. Madonna, mamma mia. Cioè, siamo invasi da Wither Skeletor, raga. E non ho nemmeno la spada con saccheggio. Tanta roba. Tanta roba. Già mi ha droppato una testa. Bella così. Dai, droppane altre tre. Così facciamo tantissime cose nelle prossime missioni. Nei prossimi video. Allora, cerchiamo di andare ancora avanti, raga. Io sono da 10 secondi che sono. Da 10 minuti che sono qui e ancora non mi sono mosso in nessuna direzione. Mettiamo qualche torcia però perché devo cercare di capire.
Pure il magma block, raga. Ci vogliamo fare mancare niente in questo video? In questo video ci vogliamo fare mancare niente? Pure il magma block. Bello così. Io non so alle spalle cosa stia succedendo. Spero che non ci sia qualche dannata blazor dalle mie spalle. Però va bene. Wither Skeleton, perfetto, ottimo. Wither Skeleton e Blaze. Neanche il tempo dei salì che già ci stanno questi a darmi il benvenuto. Mannaggia a te. Aia, aia. Dai, ste Blazerod però hanno rotto le scatole. Hanno rotto le scatole queste Blazerod. Porca di una miseria. Eh sì, è subito il Wither Skeletor che viene a darmi anche lui il buongiorno. Raga, non riesco a muovermi. Vi rendete conto che non riesco a muovermi? Cioè, appena faccio un passo, compare di tutto. Mi ha dato una spada bruttissima. Questa la devi regalare a tua mamma. Aia. Impressionante. Non riesco a fare. Sei messa male lì. Brutta scelta. Brutto posto, ragazza mia. Ti ho già ammazzato? Troppo facile. Allora, là sotto ci sono dei Wither Skeletor e delle Blazerod. Allora, cortesemente mi uccidi la Blazerod là dietro. Non so chi abbia ammazzato. No, la Blazerod è ancora viva. Cortesemente mi devi uccidere. Oh, perfetto. Mi ha fatto fuori la Blazerod. Cioè, mamma mia. Da lontano. Cioè, mamma. Sono dei cecchini queste Blazerod. È assurdo. Dai, è così. Quante Blazerod ho recuperato in questo video, raga? Cos'è? Slime, Blazerod, Wither Skeletor. Cioè, se perché non ho saccheggio nella spada, raga? Avremmo già trovato tutte le teste che ci servivano. Guarda cosa c'è là. Oh, mamma mia. Due che mi inseguono. Due che mi inseguono. Vi ciappo male pure a voi. Uno. Dai, così. Dai, dammi una testa, zio. Dammi una testa. Perché non mi accontentate mai? Sì, certo. Lui che riesce a farmi male. Devi Dai, 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 che quella Blazerod tra un poco mi spara. Dai, che dovete morire anche voi, che quella Blazerod tra un poco mi spara. Dai, 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 dai. Aia, me la sono presa, me la sono andato proprio a cercare. Dove volete morire, porca miseria? Cose antipatici. Che cose antipatici, che scimi che siete. Oh, fuori dalle scatole. Tu devi morire. Via così. Oh, mamma mia che avventura, raga. Mamma mia che avventura. Torce. Torce. Sento degli scheletri che si muovono. Non so dove sono. Ai ai. Io volevo semplicemente trovare. Riuscire a trovare una cassa per chiudere il video. Riusciremo secondo voi a trovare una cassa per chiudere il video? Riesco a ammazzare quella là sotto. L'ho presa una. No! Mi sono andato proprio in faccia. Faccio un Wither Skeletor. Perfetto. Un ghast. Altro? Non lo so, non lo so, vuole venire. No, guarda quella che spunta da là sotto. Ma porca miseria, a lei e a chi non te lo dice pure. Muori male. Ok, e quella l'abbiamo fatta fuori. Lì ce n'era un'altra. Questo mi ha visto. Sì, perfetto, lui mi ha visto. Mi sta venendo a fare compagnia. Ma mo te ciappo anche a te. Una alla volta, vi ammazzo tutti. Ok, qua c'è più niente. No, mettiamo qualche torcia, signori miei. Qui non ci sta nulla. Di là noi ci siamo andati. Perfetto, recuperiamo questa Blazerod. Me l'hai ciappata? Sì, recuperiamo queste fonti di esperienza. No, guardate cosa c'è là. Ok, facciamo fuori questi due Wither Skeleton, raga. Vediamo, concludiamo questa prima parte di esplorazione. La concludiamo così, raga. La concludiamo così. Uccidendo questi due Wither Skeleton. Sperando che non mi facciano male prima loro. Droppata qualche testa. Siamo sempre a una sola testa. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui. Ci fermiamo qui, raga. Direi che questa prima esplorazione è andata abbastanza bene. Ci fermiamo qui. Facciamo un attimino di mente locale. Il cibo ce l'abbiamo. Frecce siamo ancora messi bene. E niente raga, per questo primo video di esplorazione ci fermiamo qui. Detto questo, ci vediamo prossimamente per la seconda parte di questa esplorazione, sperando di trovare qualcosa di più interessante. Bella raga, ciao.